statuine di gesso con figure riconducibili agli indiani del Nord America, ma forse anche ai Maya o altre civiltà precolombiane. Qualcuno, di cui non si conosce l'identità, le posiziona ai margini delle strade. Ma perché? Vuol mandare un messaggio o è solo un gesto senza particolare significato? Alle figure femminili si aggiungono anche dei cani in posa da guardia. Il cane rappresentava un simbolo forte in tutte le popolazioni dei nativi americani, così come il cavallo. Forse, riflettendoci bene, non è escluso che si voglia lanciare un allarme ambientale. Popoli che avevano uno strettissimo legame, un cordone ombelicale fortissimo e una perfetta simbiosi con la natura, di cui avevano assoluto rispetto, come ben narrato in documentari e pellicole cinematografiche. Forse tutto questo è rappresentato dalle statuine. E chissà, magari è un monito nei nostri confronti che abbiamo smarrito tale approccio. Anzi, le prime statuine sono apparse lungo la strada per Cardoso, queste le foto inviateci da Serena, altre avvistate anche sulla strada che costeggia il lago di Turrite Cava, sempre nel comune di Gallicano, ed ancora sulla strada di Monteperpoli, ed altre nella zona di Castelvecchio Pascoli, eccole nelle foto che ci ha inviato Maurizio. Al momento possiamo solo fare supposizioni e ipotesi, una cosa però è certa, hanno attirato l'attenzione di molti passanti, anche la nostra. Saremmo felici di scoprirne il vero significato. Intanto abbelliscono i bordo strada, luoghi, ahi noi, presi spesso come discariche. Stranezze per stranezze, guardate questa foto di un arcobaleno piuttosto originale e senza pioggia, scattata da Andrea giovedì scorso alle 9 del mattino a Piano Pieve. Quasi un simbolo di speranza e di rinascita.